Fulvio, anche la stagione, ripartiamo. Fulvio, la stagione calcistica è partita. Che mi puoi dire di questa Tuscar presente sia come prima squadra ma anche come settore giovanile? Ma è partita, intanto è importante che sia partita perché dopo le ultime vicissitudini da Covid è già una bella cosa che ne parliamo. È partita, diciamo, nella maniera giusta, no? Con qualche risultato, alcuno non è stato fatto, però diciamo sono molto fiducioso perché vedo che i ragazzi, soprattutto nella terza categoria, si divertono. Per me è importante anche questo, che certe categorie si facciano anche con lo scopo anche di divertirsi un po' tutti, i calciatori, dirigenti, così. Il settore giovanile, abbiamo una squadra che è partita bene, che sono gli allievi, e poi abbiamo questi bambini, abbiamo tanti bambini quest'anno che devono partire i primi di novembre. Quindi come scuola calcio, insomma? Sì, come scuola calcio, diciamo che sono venuti tanti bambini e l'importante è che si divertano, sì, insomma, sì, adesso sì. Parlare dei risultati calcistici mi sembra quella che è proprio la tua filosofia, abbiamo avuto modo di parlarne in diverse volte. La mia filosofia è che si devono divertire, tanto spesso quando si divertono vincono anche. Ma se devono venire qua e non trovare l'ambiente giusto così, non mi piace neanche a me. Perché la prima cosa è farli socializzare, farli divertire, farli arrivare col sorriso e andare via. E anche noi grandi con i dirigenti, così, che è fondamentale. Certo. Poi c'è questo progetto con l'Olympic Sansovino che va avanti. Sì, abbiamo fatto questa collaborazione, la squadra si allena qua, tanti ragazzi facevano parte della Tuscar, diciamo che è iniziata bene, insomma, andiamo d'accordo, l'importante è quello. Sì. Con Alessandro ogni tanto ci sentiamo, ma anche con i ragazzi che sono venuti da Monte San Savino, i genitori, cioè è brava gente, quindi tutto sommato è tutto ok, via. È un posto giusto per fare sport e calcio in tranquillità. Certo. Grazie.